No alla fusione tra le Camere di Commercio di Teramo e L'Aquila. A ribadirlo il Consiglio Comunale di Teramo attraverso una dettagliata relazione del consigliere di maggioranza Andrea Core, che sottolinea quale grave perdita si prospetta per il territorio teramano a causa di questo accorpamento, che pur avendo il maggior numero di aziende rispetto a quello aquilano, sarebbe privato della sua sede camerale. Camera di Commercio, fusione Teramo-L'Aquila, insomma, una fusione che non si deve assolutamente fare, secondo voi? No, assolutamente, come Consiglio Comunale siamo pronunciati in senso nettamente contrario rispetto a questa fusione. Purtroppo la pronuncia è arrivata solo oggi con 2 anni di ritardo, però ci siamo voluti assumere la responsabilità politica in rappresentanza dell'istituzione e quindi della comunità teramana tutta di ribadire come non possiamo perdere l'ennesimo presidio sul territorio che oggi è rappresentato dalla Camera di Commercio. Questa fusione non ha un senso, una logica, né da un punto di vista economico né da un punto di vista storico. Stiamo affrontando una delle crisi economiche peggiori dell'ultimo secolo, in un territorio colpito prima dalle calamità del 2009, poi da quelle del 2016, calamità sismica e calamità neve, e quindi abbiamo un tessuto produttivo fortemente provato, messo in ginocchio, che con difficoltà sta provando a ripartire. Eliminare la Camera di Commercio significherebbe far vivere un senso di abbandono che non è più tollerabile. Abbiamo la necessità di salvaguardare questo presidio sul nostro territorio. Questa è la vostra idea, ma chi avrà l'ultima parola? L'ultima parola l'avranno le organizzazioni che compongono gli organismi camerali della Camera di Commercio, l'avrà la Regione e l'avrà la Regione Abruzzo e in particolar modo anche il Ministero dello Sviluppo Economico. Per questo siamo intervenuti nello stesso ordine del giorno chiedendo sia agli organismi camerali di rivedere la loro decisione verso il percorso di fusione, sia nei confronti della Regione Abruzzo chiedendo che intervenga con una sospensiva, così come ha fatto la Regione Emilia-Romagna, che nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico perché sia rivista l'intera normativa nazionale. Il percorso di fusione delle Camere di Commercio, a nostro avviso, rischia di essere un percorso assai simile a quello già visto per le province. Davanti a un interesse che è quello di contingentare i costi, si vanno a tagliare degli enti che invece offrono dei servizi concreti alla collettività, alla cittadinanza, e poi necessariamente si è costretti a fare un passo indietro. Avere quel senso di responsabilità, di rendersene conto immediatamente, può essere utile al Paese.